in orizzonte in verticalità per bianco. E allora mi fa piacere vedervi in questo impegno, che è certamente un impegno di prospettiva. Qui si tratta di rileggere, no? Una nuova direzione, uso questo termine un po' improprio, un po' laico, però più che problemi di elezione credo che sia un problema di verifica del lavoro fatto, no? Di quanto in questi anni si è prodotto, delle scelte che sono state fatte, quindi verifica di orientamenti di dati e dove c'è la verifica c'è sempre un momento, come dire, di aggiustamento, però c'è anche in questo capitolo un discorso non solo di verifica ma di prospettiva, quindi ecco i due momenti importanti per ogni capitolo di varie congregazioni religiose. Ci verifichiamo ma anche ci proiettiamo per il futuro e mi fa molto piacere sentire che i due momenti sono collegati da un unico anello che è appunto il tema della comunione. Ecco, io non voglio fare adesso il frate confessore, il padre spirituale, per raccomandarvi a tutti la comunione, mi raccomando, no, tutto questo lo sappiamo. Però credo, al di là di tutto ciò, che oggi come oggi, proprio per il momento storico che viviamo nella vita della Chiesa e anche della società, dove indubbiamente, chiaro, voi siete realtà di società diversificate, però nell'insieme, anche nella realtà della società, mi pare che questo elemento della comunione debba essere un po' ripreso in mano. Nella vita della Chiesa, chiaramente riscoprendo, come già detto, la comunione teologale, perché se no va bene, qui vogliamoci tutti bene, il vescovo deve stare vicino ai sacerdoti, la madre generale deve essere la grande madre che coccola tutti, siamo d'accordo. Ma qui prima occorre il rapporto con il Signore, il vero fondamento della comunione. Quando abbiamo questa certezza, poi tutto il resto viene, tutto il resto è conseguenzialità, è un derivato. E allora mi pare che nella vita della Chiesa, anche in questo momento, ci sia necessità proprio di riscoprire la duplice dimensione della comunione, l'una teologale verticale, l'altra chiaramente orizzontale, virgolette, ecclesiale. Ecco, tutto questo poi c'è una serie di conseguenzialità all'infinito. Ma voglio aggiungere che mi pare che questa esigenza è presente anche nella società di oggi. Tutti parliamo, parlo adesso in riferimento specifico alla realtà italiana, tutti parliamo di bene comune, tutti parliamo di un bene che dobbiamo contribuire a costruire, tutti parliamo della responsabilità del bene comune, dell'etica del bene comune. Beh, penso che un'esperienza di Chiesa fortemente comunionale dia anche il proprio contributo nel campo sociale, largamente inteso. E di questo mi pare che la necessità oggi è forte e più che necessità ci sia urgenza. Quindi ecco, vi auguro un buon lavoro di verifica, chiaramente con la saggezza evangelica, con il discernimento evangelico, ma anche un buon lavoro di prospettiva, proprio dentro questo tema della comunione, tema duplice e tema applicato anche, oltre che nella vita della Chiesa, anche nella vita della società. Oh, voi tutti avete letto, no? Era letto? Che Non ho cosa? detto ancora che cosa. Dunque, avete letto il documento che hanno fatto i vescovi italiani, no? I quali dicono che non lavorano, ma invece sono affaticati, extrasudati dal lavoro. Possiamo testimoniare che nella settimana dell'assemblea i vescovi lavorano. Non solo nell'assemblea, lì ci riposiamo perché andiamo. Il lavoro è continuo e sistematico per tutti. Allora, quel documentino di cui tanto si dice, no? O in un senso o in un altro, perché tutti vorrebbero la perfezione, no? Un documento come tale c'è i suoi punti di sollecitazione, c'è chiaramente probabilmente anche qualche limite. Però è un documento che rispecchia un po' il cammino della vita della Chiesa in Italia, anche qui in termini, certo, di arrivo, ma ancor più di futuro e di prospettiva. Bene, in quel documento, lei l'ha letto, no? Numero 45 che dice? Ah, al numero 45 si parla espressamente delle religiose, capitolo quinto, del quinto al quinto, quarto, quinto sono le scelte a cui la Chiesa italiana è chiamata. Nel capitolo 4 si parla del soggetto della comunione che è la Chiesa. Poi dentro questo paragrafo così ampio ci sono riferimenti specifici. La comunione e la parrocchia,
quindi la chiesa e la parrocchia, la comunione e la famiglia, la comunione e la scuola, eccetera. Bene, il numero 45 si parla espressamente delle consacrate, delle congregazioni o istituti religiosi. Beh, non è che si dica granché, è un numero piuttosto sintetico, però si riafferma come, non so, cosa che tutti sappiamo, che le congregazioni religiose, i religiosi, le religiose, sono una grande testimonianza della vita evangelica attraverso i tre grandi consigli, no? Attraverso la testimonianza di queste tre realtà. Poi si aggiunge però che l'esperienza nella chiesa locale, leggi la diocesi, nella chiesa locale, l'esperienza della presenza della vita di una congregazione, istituto e quant'altro, è elemento fortemente sollecitativo, di tensione continua di tipo migliorativo, perché anche la vita della chiesa locale sia una vita fortemente impregnata, improntata, ancor prima fondata sulla comunione. Quindi lì venite definite come soggetti di comunione che testimoniano chiaramente questa esperienza proprio nel cammino della vita della Chiesa. Poi c'è anche un riferimento all'educare, chiaramente, quindi è una Chiesa che anche attraverso voi è educata la comunione, ed è una Chiesa che anche attraverso voi è educata. Andrò a leggere, mi raccomando, Bene, poche righe, ma chiare. Il valore, mi pare, anche in questo discorso l'ho fatto in questo riferimento, perché anche nel cammino della vita della Chiesa abbiamo questa necessità della comunione in genere, anche della comunione non a Pesaro, perché qui le cose sono perfette, sono ultraterrene, sono divine, eccetera, ma nell'insieme, quando lo sguardo un po' nell'insieme, mi pare che c'è sempre questa necessità di fare più l'esperienza della comunione anche dentro la vita della Chiesa locale, in rapporto anche con le esigenze della Chiesa locale, ma ancora prima con la testimonianza che la Chiesa locale è chiamata a dare. Io non ho tanti problemi, anche perché non ho molte, purtroppo, congregazioni religiose, quindi sono agevolato in questo, sono arcivescovo agevolato, però insomma mi pare che altrove ogni tanto qualche realtà, anche se le cose sono molto, molto cambiate, molto maturate, però a volte qualche realtà si può produrre, ecco, anche di così, di, non dico di frizione, ma insomma, ecco, di non intesa. Ecco. E allora vi auguro veramente questo bel cammino che state facendo, che vi introduca nella speranza del prossimo sessennio, no? Quindi bisogna, dopo tre anni facciamo ulteriore verifica, no? Verifica intermedia. Ecco. Vi auguro questo cammino nella speranza, una speranza che parte però dalla comunione e che tende anch'essa a realizzare l'elemento della comunione. Certo, sul piano personale ho letto il vostro invito, sul piano della congregazione e sul piano della vita ecclesiale globalmente intesa, quindi insomma i vari livelli di comunione, no? A cui ognuno di noi, ognuno di voi è chiamata. Bene, io sono chiamato pure, ma io sono pieno di comunione, quindi io sono super, però chiaramente sa. La comunione della Chiesa è fondata sul collegio apostolico, quindi anche il vescovo ha le sue responsabilità a questi livelli, in questi termini. Devo continuare? Che dice? Io devo andare a fare cena, non so voi. È più la Sicilia qua. Ah, allora beh, ci siamo. E volevo anche dire, Monsignor Lambiati si è fatto la messa già? Sì, inizio. Sì. Dove l'ha fatta? Giù? A Coriano, luogo. Ecco. O dopo dovete fare anche una messa di ringraziamento, come fate? No, in questi giorni chi ci avete che viene a celebrare? Noi abbiamo, pensavo fosse venuto. Ecco, vedo giù un padre. Sì, padre Santiago Gonzalez Silva, claretiano, che ci ha seguito nella preparazione del capitolo, quindi è presente come facilitatore in questi giorni. Bellissima la definizione. Venga, venga, lei sta in ombra, in penombra. Qui siamo tutti risorti, Andiamo già. Mi piace il termine facilitatore, bellissimo. Non è facilitatore, certo.
ripete sempre nel capitolo nostro, però ci può dare dei piccoli suggerimenti o aiutarci a dirimere alcune questioni che sicuramente rendono poi più agevole anche il lavoro. Bene. E quindi abbiamo la fortuna di avere la messa. No, ho fatto la domanda perché sapete che Pesaro c'ha tantissime bellissime, eccezionalissime cose, eh? Però c'ha un problema, e lo sa? C'ha una carenza assoluta quasi di clero. Ecco, quindi perciò dicevo, qua come saranno messe le nostre sorelle? Ecco, avremo trovato, eh? Se no veniva il vescovo. Quotidianamente, perché qui se scopre una parrocchia, sto dicendo agli amici che vengono, no, abbiamo fatto un po' di cambiamenti, allora chi va bene va bene, ma sempre bene, dunque dico buoni perché ancora ci avete forse un prete che vi dice la messa, no? Io sono vado per le estremizzazioni, dico se si scopre un'altra parrocchia deve andare a vescovo a fare il parroco, ci abbiamo scelte, siamo giunti all'osso dell'osso dell'osso. Quindi mi raccomando anche a voi, pregate per le vostre vocazioni, ma anche per le vocazioni di vita presbiterale della diocesi e delle diocesi in genere. Bene, allora ci avete qualche domanda a fare al vescovo? Qualche richiesta? Qualche chiarificazione? Qualche puntualizzazione? Qualche sottolineatura? Poi è tutto chiaro, che chiarissimo. Preghi per noi. Mi dica sorella. Che preghi per noi. Io stamattina, perché io ho segnato nell'agenda, quando sono stato ospite per l'assemblea, ho avuto già indicazioni, allora ho subito segnato nell'agenda che si cominciava il capitolo, quindi alla mattina quando c'era, però stamattina ho cominciato, ieri no, stamattina sì. Devo essere sincero, se no me devo andare a confessare, ma confesso sempre, ma... E allora, sì, ho fatto questa intenzione anche specifica e continuerò per il periodo, perché voi siete qui fino a 20:30. Ecco. Bene, dopo io però mi assento dal 18 in poi, però dove vado celebro comunque, quindi la forza della preghiera non conosce distanze, tempi, eccetera. Bene, allora vi auguro veramente questo buon cammino. Siete qui nella quiete di Ginestreto, un po' meglio che non Pesaro o forse anche Rimini, perché penso che quelle Rimini sono. Qui insomma non è che stiamo proprio a Monte Bianco, però insomma un po' di differenza si nota. Bene, approfitto anche per ringraziare Madre Lina e tutto il consiglio precedente, no? Intanto faccio gli auguri al futuro. Ecco, voglio ringraziarla proprio per questa vicinanza che la comunità, la vostra congregazione, da sempre ha avuto con la diocesi, arcidiocesi di Pesaro. Prima la diocesi, siamo adesso arcidiocesi. Quando sono venuto, adesso io apro il cuore e ho trovato le cose fatte. Non è che era il mio merito. E quindi ho conosciuto Madre Lina col suo consiglio precedente anche. E ho visto insomma che c'è veramente un rapporto molto bello, molto positivo, di grande comunione, devo dire, e anche di un servizio prezioso per la vita della comunità diocesana. Voi ci avete queste due case a Pesaro, sono case molto importanti, l'una impegnata nel campo degli anziani, con tutte le difficoltà annesse e connesse, e l'altra casa è qui, luogo nevralgico, per incontri, per ritiri, per momenti di spiritualità, di preghiera, di verifica, di catechesi, eccetera. È un luogo questo molto frequentato anche dalla diocesi e quindi ecco, io di questo sono veramente grato alla vostra congregazione, alla vostra quindi superiora e anche a tutto il consiglio. Questo ci tenevo, insomma, adesso non sto a fare spennellate, ma detto, qua non posso fare, sto zitto, quindi non sbaglio mai. Però ci tenevo a dirlo perché c'è stato sempre un bellissimo rapporto, non merito certamente mio, ma di una spiritualità della vostra congregazione così inserita nelle varie chiese locali. Io parlo per Pesaro, ma so anche, e ancora di più, no, per tante ovvie ragioni, per Rimini, no, dove avete una disseminazione di case, in quella arcidiocesi. Poi qui abbiamo anche rappresentanti di... Lei da dove viene? Dal Bangladesh. Ecco, lei, mi raccomando, che fate là? Nel Bangladesh, la vostra congregazione, quale servizio esercita? Carisma va bene,
Ma che fate? Vi prendete cura di chi? Dei bambini, degli anziani, a scuola? Che c'avete? Abbiamo bambini da scuola, la scuola di cucina, scuola di ricamo. La Renzi fa testo. Ecco, voglio anche aggiungere questo, adesso mi si dà l'occasione, che siete anche una congregazione che ha avuto questa grande saggezza di collocarsi nel cammino della storia. Il carisma della Renzi si è continuamente riattualizzato, no? Proprio secondo le esigenze della società e secondo quando la Chiesa ci indicava e vi indicava. Però devo anche dire che questo cammino ha avuto una sua continuità, e cioè, sì, è vero, siamo rimasti fedeli alla tradizione, no? Del carisma, come ogni congregazione deve fare. Però questo carisma è stato anche innovato, non nello spirito, ma magari nelle esigenze attuative, perché la società cambiava, perché la Chiesa vi chiedeva anche di determinati interessi in determinati campi e settori. Quindi questo, devo anche dirlo, è un elemento che impreziosisce anche il vostro cammino di congregazione religiosa. Tutte le congregazioni, no, devono fare questo continuo rapporto tra il carisma e l'istituzione, e poi il carisma e le esigenze che si producono. Però a volte questo è un cammino difficile. Mi pare che qui con molta saggezza e con molto equilibrio si sia fatto e si stia facendo. Ecco, come si chiama lei, suor? Gloria. Gloria? Ma questo è italianizzato. Lei, sennò, come si chiama proprio di origine anagrafica? Lippi Gloria Rosario. Insomma, si può fare. Beh, poi ci abbiamo anche altre rappresentanti. Louisiana, Stati Uniti, Brasile, alzate la mano almeno. Brasile va forte, eh? La rappresentante di Zimbabwe, che però è italiana, e Messico. E poi l'Italia, siamo stati a San Marino, ha avuto la volontà di mettersi al servizio dei vescovi, no? Per i paramenti sacri. Bene. Quindi ha visto pure il nome suo, com'è? Soledad, ha visto pure qualche vescovo, non quello di Pesaro, che si toglieva l'abito, quindi ha colto proprio il vescovo nella sua autenticità anche umana, camicia e pantaloni. Io so. Ok, anche lì c'era da sudare quel giorno, però ma è stata una bella esperienza, devo dire, anche grazie anche a voi, perché ho visto che avete anche collaborato. Certamente il vescovo di San Marino, che ti ringrazia, però in quel giorno eravamo lì, insomma, una certa quantità di vescovi, abbiamo anche visto questa vostra disponibilità, e tutto questo anche qui rientra in quel rapporto di comunione con la Chiesa locale e quant'altro. Bene, allora vi auguro veramente un buon proseguimento. La voglio a Pesaro dicono, la voglio stroncare qui, chiudiamo. Però non stronchiamo se non prima facendo una preghiera. Bene. Solo proprio per la vicinanza, per la fraternità che sempre sperimentiamo quando abbiamo l'occasione di incontrarla, per l'apprezzamento anche che molto generosamente ci esprime, e soprattutto veramente la ringraziamo per essere arrivato fin qui, sapendo tutti gli impegni che ha per portarci così il suo saluto e anche la sua benedizione. Bene, allora preghiamo la Vergine Santissima, eh? Sì. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora buon proseguimento. Grazie. Allora, noi siamo nell'alfa della valle.